Non molto di più, non molto di più. È concesso. Grazie molto a Daniela Pagliaga che, ecco, io aggiungo, le regole poi hanno la regola che devono essere seguite. Qualcuno le stila perché sta pensando a qualcun altro e quel qualcun altro siamo noi di solito. Perciò la sesta regola è che le regole vanno seguite. Cristina Maccari, segreteria CISL Torino Canavese, a nome qui rappresenta CGIL, CISL e UIL. Ecco, Daniela Pagliaga ha accennato anche all'importante ruolo del sindacato nel creare consapevolezza per favorire un ambiente di lavoro che, in accordo con il datore di lavoro, poi sia il migliore dei mondi possibili, in qualche modo. Quanta strada c'è ancora da fare, dal suo punto di vista? Buongiorno a tutte e tutti. La risposta sintetica è tanta. La risposta è tanta, però provo a partire facendo un passo indietro e consegnandomi perché colpevolmente io sono una di quelle persone che non conosceva, non aveva mai sentito parlare della tragedia della Foss, pur occupandomi da tanti anni di lavoro e pur vivendo soltanto un paio di vallate più in là di questa, non avevo mai sentito parlare di questa tragedia, per cui mi sono fatta aiutare dai colleghi che vivono sul territorio e ho letto quello che si poteva leggere all'epoca. Adesso la produzione si è arricchita, ma ho letto quello che si poteva leggere all'epoca e sono rimasta molto colpita da questa tragedia e soprattutto dal fatto che questa fosse una tragedia nei fatti dimenticata, perché è davvero poco nota, poco conosciuta, salvo appunto i territori nei quali è avvenuta, per diverse ragioni rispetto alle quali evidentemente adesso non c'è il tempo di approfondire. Però quando leggevo questi approfondimenti, la storia di queste fiammiferaie, mi è un po' venuto in mente il mio primo approccio, quindi racconto anch'io, diciamo, la mia storia, il primo approccio con un infortunio sul lavoro. Io ero giovane, avevo pochi anni in più rispetto ai ragazzi che sono qui, avevo 25 anni, lavoravo all'ufficio vertenza, ero appena arrivato. L'ufficio vertenza è una sorta di ufficio legale che c'è nel sindacato. Ed era venuto nell'ufficio un ragazzo, si chiamava Min, mi ricordo ancora il suo nome, era venuto da me, aveva una mano bendata. Ma non era venuto da me perché si era fatto male, era venuto da me perché aveva lavorato per 2 settimane in un'azienda, in una fabbrica, e aveva perso un dito. Quelle 2 settimane non gli erano state pagate, quindi siccome era passato un po' di tempo, era venuto all'ufficio vertenze dicendomi guarda che voglio recuperare quei soldi che mi spettano. Ecco, perché collego questo primissimo episodio che mi era successo quando ero molto giovane alla storia di Amin, che avrà avuto 18 anni, 18-19 anni, era un ragazzo giovanissimo, quindi con una invalidità che sicuramente gli ha condizionato la vita. Sono rimasta colpita perché Amin ha avuto una storia molto simile a quella delle fiammiferaie. Leggendo quello che è stato scritto, le fiammiferaie erano molto giovani e lavoravano nella fabbrica che, come è stato detto all'inizio della mattinata, in apertura era una delle poche possibilità di lavoro che c'era sul territorio, che era prevalentemente agricolo, e quindi sembrava un'opportunità importantissima. Quindi, pur lavorando lì, si tendeva a chiudere un occhio. Purtroppo spesso succede nei posti di lavoro e succede spesso ai giovani, succede spesso alle donne, succede spesso agli stranieri, che si tenda a fare una sorta di compromesso. Nel senso che se io ho bisogno, come aveva bisogno Amin, di lavorare, soprattutto di lavorare per avere i soldi che avrebbe guadagnato in quel periodo, ha chiuso un occhio rispetto al fatto che l'azienda, come è stato descritto anche in precedenza, gli abbia detto: togli le protezioni, e lui le ha tolte le protezioni. 2 settimane di lavoro significa che aveva appena iniziato a lavorare, quindi non aveva nemmeno la consapevolezza di quelle che fossero le norme in materia di sicurezza, e lui per 2 settimane di lavoro si è rovinato la vita.
Anche nel caso della fabbrica Foss, ho letto che nelle settimane precedenti erano state fatte comunque delle segnalazioni, c'erano degli elementi che potevano essere fatti emergere, ma evidentemente non c'era l'interesse di farlo. Quindi 100 anni fa una tragedia è avvenuta, come dire, perché si è chiuso in qualche modo un occhio, e queste tragedie continuano ad avvenire costantemente. Veniva detto prima, non parliamo soltanto di morti sul lavoro, che è una tragedia quotidiana, lo diceva la Presidente in apertura, solo ieri 2 morti, la media è di 3 morti al giorno ed è evidentemente una media inaccettabile. Ma ci sono anche migliaia di infortuni sul lavoro che, come veniva detto, comunque condizionano la vita delle persone, ma non solo, anche delle famiglie, quindi è un elemento di cui sicuramente si deve tener conto, così come si deve tener conto, non ne parlerò perché ho letto nel programma che ci saranno gli interventi successivi, le malattie professionali, che sono delle malattie silenziose che si portano via molto spesso la vita delle persone e che vengono scoperte quando non si lavora nemmeno più, molto spesso si smette di lavorare, magari subentra un tumore oppure una malattia di natura diversa, e si scopre facendo gli approfondimenti che era legata al lavoro che si stava facendo. Quindi anche qui sul territorio purtroppo ci sono grandi esempi tragici di malattie professionali. La tragedia delle fiammiferaie ricorda, come a me ha ricordato la storia di Amin, ricorda grandi tragedie che ci sono state sul nostro territorio. Penso alla ThyssenKrupp, così a occhio a vedere l'età delle ragazze e dei ragazzi che ci sono qui, secondo me erano nati da poco, 2006, e quindi probabilmente lo avete sentito raccontare, però è una tragedia di una gravità incredibile che, come spesso succede con le grandi tragedie, ha cambiato la normativa sul lavoro. Il testo unico è del 2008, è sostanzialmente frutto dell'esperienza che era venuta fuori da questa grande tragedia. È stato sufficiente? No. Evidentemente no, perché se da allora continuiamo a parlare di 3 morti al giorno, quella tragedia non ha insegnato a sufficienza a come superare ciò che ci porta ad avere costantemente, giornalmente, delle tragedie come quella. Vi ricorderete, forse questa è un po' più recente, la tragedia che c'è stata in via Genova, anche in questo caso sono morte 3 persone crollando dal crollo della gru, sono rimaste schiacciate, e la più recente che riguarda il nostro territorio, poi evidentemente ci sono quelle che riguardano l'intero territorio nazionale, è stata quella di Brandizzo, fine del mese di agosto dello scorso anno, 5 morti investiti dal treno. Ecco, che cosa possiamo fare? È stato detto molto dai relatori che mi hanno preceduto rispetto alle regole d'oro che condivido, rispetto alle attenzioni che vanno poste, anzi sarebbe bellissimo poi approfondire e confrontarsi su queste tematiche. Si è detto si è parlato di quale può essere il ruolo del sindacato. Allora, lo dico per i ragazzi, gli RLS sono i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori e sono sostanzialmente, voi eleggete penso tutti gli anni i vostri rappresentanti di classe. Ecco, questi in materia e con la specifica li eleggete, no? Avete un sistema super democratico anche voi. lavoratori si occupano del tema della sicurezza e pongono le questioni, sono delle sentinelle sui posti di lavoro. Loro hanno davvero un ruolo importantissimo per quello che riguarda la prevenzione, tant'è che la presenza di un RLS evidentemente non esclude del tutto il rischio che ci sia un infortunio oppure che ci siano delle malattie professionali o che ci sia una morte sul lavoro, lo abbiamo visto anche nelle ultime tragedie, ma riduce notevolmente il rischio che alcune regole, alcune disposizioni non vengano rispettate, perché sono appunto delle sentinelle.
Qual è il problema allora che c'è nel nostro paese? È che non solo sul nostro territorio, ma sull'intero territorio nazionale, il 98% delle imprese è di piccole o piccolissime dimensioni. Gli RLS, che sono una figura comunque legata al sindacato, la semplifico in questo modo per sintetizzare, c'è soltanto nelle realtà più grandi. E allora abbiamo dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriali, ma non è un ruolo che come dire, è sufficiente per operare in termini di prevenzione. Quindi la struttura, proprio come è strutturato il nostro sistema produttivo, evidentemente è un limite alla prevenzione. Poi c'è il lavoro nero. Lì è il vuoto, il buio assoluto, c'è questo sistema dei subappalti, molto spesso anche negli esempi che venivano fatti prima, man mano che si scende nella catena del lavoro vengono in qualche modo allargate le maglie rispetto alla prevenzione. Poi ci sono ad esempio i nuovi lavori, non se ne legge molto e non se ne parla molto, ma voi pensate ai rider. A nessuno sarebbe venuto in mente che un rider potesse avere dei rischi importanti sul lavoro. A Torino, nelle città un pochino più di periferia se ne vedono meno e viaggiano in scooter o in auto, ma gli investimenti che ci sono di rider nelle grandi città sono un tema purtroppo all'ordine del giorno. Non voglio come dire, addentrarmi in tematiche più specifiche, ma c'è anche quest'altra tematica legata al caporalato che esiste nell'ambito dei rider. Viene chiamato caporalato digitale. Sostanzialmente funziona così: c'è un lavoratore che ha il contratto e che, adesso mi perdonino coloro che sono super tecnologici, io magari utilizzo dei termini non così precisi, però hanno l'account perché sono titolari di contratto, ma lo cedono ad altri lavoratori che magari non hanno nemmeno il permesso di soggiorno, non hanno la possibilità di stipulare un contratto, ma viaggiano in città con le loro biciclette. Ecco, questo è un tema di sicurezza. Non fanno formazione, spesso non vengono ovviamente non vengono dotati dei dispositivi di protezione, non hanno nulla, perché sono dei lavoratori che non esistono. Quindi c'è il caporale a casa sul divano che ha ceduto le credenziali e prende una parte del guadagno che sostanzialmente il rider, che fa davvero le consegne, recupera in quella giornata di lavoro. Dal 1924 ad oggi, di passi in avanti dal punto di vista della normativa, si diceva ne sono stati fatti non abbastanza, evidentemente. Noi abbiamo un problema di controlli, nel senso che una grande attività, importante attività, deve essere legata alla prevenzione. Purtroppo, se si sa che un'azienda ha a rischio di ricevere un controllo ispettivo ogni 20-25 anni, la deterrenza, anche solo la deterrenza rispetto al fatto che ci possa essere un controllo, non esiste sostanzialmente più. Quindi serve potenziare il personale degli ispettorati, il personale dello Spresal. Cosa è successo in questi anni? Il contrario. Adesso ci si sta rendendo conto che è un problema, perché troppe persone sono andate in pensione, perché è stato quello evidentemente il fatto, non sono state sostituite. Noi abbiamo degli Spresal anche sul nostro territorio con dei numeri del tutto inadeguati rispetto al personale che dovrebbe procedere alle verifiche, ma anche al personale amministrativo. La formazione veniva detto correttamente prima, sì, troppo spesso la formazione viene fatta solo sulla carta, oppure viene data poca importanza al tema della formazione. Formazione dei lavoratori, formazione dei datori di lavoro. Non è un elemento di poco conto. Molto spesso i datori di lavoro, io penso ai cantieri edili, che sono quelli in cui purtroppo poi si verificano più incidenti e più incidenti mortali, è facilissimo aprire un'impresa edile, occorre veramente nulla.
E questo è un problema, questo è un problema, per cui è chiaro che a cascata i rischi vengono moltiplicati. I lavoratori spesso si sentono molto sicuri quando svolgono il lavoro da tanti anni. Se io lavoro in un cantiere da molti anni mi sento davvero molto sicuro, se ho 65 anni, 67 anni forse in quel cantiere non ci dovrei nemmeno stare. Quindi c'è un problema di sicuramente sicurezza sul lavoro, ma c'è anche un problema legato alle regole di previdenza, quindi quando vado in pensione forse se faccio un lavoro così rischioso ci devono essere delle regole che permettono di ritirarsi dal lavoro prima di mettersi a rischio e di mettere a rischio i propri colleghi, come veniva correttamente detto prima. E poi il problema legato alla cultura della sicurezza sul lavoro. Io penso sempre un po' a questa cosa. Quando saliamo in macchina noi ci mettiamo le cinture di sicurezza immediatamente, nel senso che non è sempre stato così. Chi è alla mia età, diciamo una cinquantina d'anni, per qualche anno non lo ha fatto, ma i nostri genitori non lo facevano per niente. Noi lo facciamo perché è un automatismo, i nostri figli lo fanno senza, almeno spero che sia così per tutti, senza doverlo nemmeno dire. È un automatismo, è automatico salire in macchina e mettersi la cintura di sicurezza. Acquisire la cultura della sicurezza significa che noi dobbiamo avere un approccio al tema della sicurezza sul lavoro esattamente come quello. Quindi saliamo in macchina e ci mettiamo la cintura di sicurezza e lo pretendiamo anche dagli altri. Quindi se coloro che sono in macchina con me non ce l'hanno, chiediamo anche ai nostri compagni di viaggio di mettere la cintura di sicurezza. Esattamente così anche nell'ambito del lavoro. Accettare il rischio, quindi non avere cultura della sicurezza sul lavoro, può portare, io sono rimasta colpita da questa frase, penso come moltissimi di noi, quando c'è stata la tragedia di Brandizzo, c'era questo video che ha girato moltissimo in cui uno dei responsabili diceva: quando dico treno salta. Quando dico treno salta è un'accettazione del rischio che non si può davvero sentire. Significa non che dobbiamo fare tanta strada, che abbiamo migliaia di chilometri da percorrere per superare questa evidente carenza di cultura della sicurezza. Quindi abbiamo gli strumenti, perché anche sentendo parlare i relatori precedenti, in molti casi probabilmente la tecnologia potrebbe rappresentare una risposta, ma accedere ai finanziamenti INAIL per avere sgravi contributivi, fiscali, eccetera, in tema di tecnologia applicata alla sicurezza sul lavoro è complicatissimo. Quindi anche in questo caso, siccome l'INAIL ha delle risorse, sarebbe bene potervi accedere anche in maniera più flessibile. Ecco, io penso esattamente come è stato fatto oggi, che su questo tema, sul tema della sicurezza sul lavoro, si debba lavorare insieme, e insieme significa proprio tutti insieme, quindi datori di lavoro, lavoratori, enti preposti a questa tematica. E siccome ci sono le ragazze e i ragazzi, io spero, auspico che, come è stato fatto per altri argomenti, penso al tema dell'ambiente, no? Con questa sensibilità al tema dell'ambiente si è riusciti anche ad arrivare a delle normative importanti, speriamo che vengano rispettate con il tempo, per impedire la progressione del cambiamento climatico. Spero che anche in questo caso un impegno individuale, ma anche un impegno collettivo su questa materia, ci possa portare sicuramente a un cambiamento. Grazie.